pronostico per questo incontro? Ma un pronostico lo faccio da tifoso, perciò speriamo che si vince, così spezziamo anche questa tradizione che ci è sfavorevole. Ecco, il capitano dell'Atalanta preso al volo. Giordano, prima della partita, aveva detto probabilmente vinceremo con una certa facilità. Adesso la partita è finita. Beh, forse aveva parlato così, ma l'avrà detto per farsi coraggio, non lo so. Comunque noi temevamo questa Lazio perché ci avevano detto che era molto lanciata e difatti è partita molto forte, ci ha messo in difficoltà. Noi abbiamo preso un gol in maniera un po' rocambolesca, dopo comunque abbiamo contrattaccato e forse già nel primo tempo il pareggio l'avremmo meritato. Nel secondo tempo abbiamo pressato, penso che non abbiamo rubato niente, anzi se qualche occasione da gol abbiamo avuto forse noi, almeno questo da quello che si vede da dentro. Questa è la sintesi della partita dell'Olimpico tra Lazio e Atalanta nelle parole dei protagonisti. Vediamo cosa è successo durante i 90 minuti. Risultato al tirare delle somme è giusto, un gol per parte, una traversa per uno, bilanciate anche le azioni che potevano concludersi in rete, due infine anche gli infortunati, Ammoniaci da una parte e Mastropasqua dall'altra, anche se per quest'ultimo si è trattato di poco conto. Veniamo al gioco. La Lazio, che sente odore di primato, parte alla grande e dopo pochi secondi Pizzaballa trema quando Giordano stampa un bolide sul palo. Passano 8 minuti e Garlaschelli fa centro al termine di questa azione che lui stesso ci descrive. Ma non mi ricordo tanto bene, so che c'è stato un gran tiro di D'Amico e una respinta di Pizzaballa che è andata a finire sulle gambe di Andena e la palla stava andando verso la porta, io non ho avuto difficoltà a metterla dentro. Da questo momento l'Atalanta si sveglia e si fa pericolosa in diverse occasioni con Rocca, che obbliga Cacciatori in una parata a terra, e poi con il terzino Andena, che pareggia il conto dei pali con un fendente su appoggio di Rocca. Tra una rimessa e l'altra, la Lazio sfiora il raddoppio, prima con Giordano e poi con Garlaschelli, esercitando una supremazia territoriale. Quando si gira pagina, Lovati, dalla panchina, incita i suoi al raddoppio, fumando un interminabile numero di sigarette. Gigi! Guarda, torna, che parli! Ma è l'Atalanta che, approfittando anche di un vistoso calo fisico della Lazio, prende in mano le redini del gioco e costringe nella propria area i padroni di casa. Il pareggio è nell'aria e arriva all'ottavo minuto. Lo segna Garritano nel modo che ci descrive e che vedete. È stata una palla sulla destra controllata da Rocca. E qui questa palla qui l'ha messa lì in mezzo per Finardi. L'ha stoppata abbastanza bene e ha fatto una specie di pallonetto verso di me. Qua io ho agganciato la palla e ho tirato di destro, è riuscita l'azione e ho fatto il gol. Da questo momento azioni alterne fino alla fine, con forse qualche occasione in più da parte dei bergamaschi.